sin dal primo giorno, quando ci siamo seduti intorno, diciamo, a quel tavolo per condividere appunto quel progetto politico, il percorso che poi doveva cercare di farci raggiungere poi l'obiettivo, era così, andava in questa direzione. Cioè noi quell'alleanza si partiva con il laboratorio, quindi si partiva con quell'alleanza con il PD per poi allargarle ad altre forze politiche sul territorio intorno a questo progetto politico che è sempre lo stesso, ripeto, soltanto che volevamo e vogliamo un'alleanza molto più ampia perché ci possa portare a raggiungere quell'obiettivo. Io penso che il laboratorio che debba sicuramente, e sicuramente può continuare un percorso. È chiaro che il Partito Democratico ha sempre posto, sia nell'interno della coalizione, ma soprattutto nel rapporto anche di centro-sinistra, diciamo, un fattore fondamentale che è la discontinuità con il passato. Cioè, voglio dire, non ha Mettiamo senso, il d'accordo. nesso potrebbe essere credibile, ma non il laboratorio, una coalizione che vede all'interno pezzi di esponenti del centrodestra che fino a un mese fa stavano col centrodestra. Non saremmo credibili, il centrosinistra non è credibile se una coalizione si fa solo come aggregazione di persone che vengono da tutte le varie posizioni politiche fino a qualche mese fa.